adesso a letto, bambini, spegnete la TV. Troviamo un posto dove stare solo io, solo tu. Sincronizziamo i cuori sullo stesso BPM. Silenzia il cellulare, che non ti serve a niente, a meno che non voglia fare una fotografia di noi che ci abbracciamo forte e decolliamo via. A bordo di un'astronave senza pilota, che punta verso galassie a cercare vita, come nei sabati sera in provincia, che sembra tutto finito, poi ricomincia. Sabato, sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera, quando non si lavora, è sempre sabato, vorrei che ritornasse presto un altro lunedì. Strappa le stelle dal cielo, lascia solo i led, voglio ballare come Michael nel video di Bad, stare leggeri come due farfalle appena venute fuori dal bozzolo sulla scena. Sembrano tutti più contenti di noi, ma per un giorno lo sai, possiamo essere eroi. A bordo di un'astronave senza pilota, che punta verso galassie dove c'è vita, come in un sabato sera in provincia, che sembra tutto finito, poi ricomincia. Sabato, sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera, quando non si lavora, è sempre sabato, vorrei che ritornasse presto un altro lunedì. Dillo a tua madre di andarsene a letto tranquilla, tu sei la bionda stasera, sono il gorilla, ti porto a vedere il mare da in cima al grattacielo, mentre i cecchini ci sparano, noi prendiamo il volo. A bordo di un'astronave senza pilota, che punta verso galassie a cercare vita, come nei sabati sera in provincia, che sembra tutto finito, poi ricomincia, come in un sabato sera italiano, che sembra tutto perduto, poi ci rialziamo. Sabato, sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera, quando non si lavora, è sempre sabato, vedrai che poi ritorna presto un altro lunedì. Ma è troppo sabato qui. E benvenuti qui su RCD Live, Serie Style, settima puntata, e siamo in collegamento con Claudio. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Bene, direi di partire quindi ovviamente con la 19ª giornata del campionato di Serie A, e con ovviamente dei risultati... Alcuni a sorpresa, alcuni hanno deluso un po' le aspettative e altri invece sono stati buoni, ad esempio per la Juventus che è riuscita ad allungare sulla Roma. Claudio, diciamo che secondo te potrebbe essere una svolta più 5 della Juve sulla Roma? Sono distanti o vengono ancora dalle delusioni di Champions, oppure
Sì, infatti, ma diciamo che il Napoli è stato più che altro salvato dal solito Higuain, perché poi non è che abbia creato molto, senza togliere niente ovviamente al Napoli, però è stata più la Lazio, diciamo, a condurre il gioco, poi il Napoli è riuscito proprio con Higuain a risolvere la partita, anche con un errore abbastanza evidente del portiere. Diciamo che la Lazio è un'ottima squadra. Poi diciamo anche che ha avuto molte defezioni a livello della formazione. Per quanto riguarda invece, sempre tornando adesso un attimo al discorso scudetto, Juventus e Roma sono adesso divise da 5 punti, come abbiamo detto. E tanto la Roma in Coppa Italia sta vincendo. 2, no, anzi no, 1-0 con l'Empoli. Comunque, chiudendo questa piccola parentesi, quindi dicevo, sullo scudetto 5 punti dividono le due squadre. La Roma sembra davvero troppo in calo. Cioè, vedere una Juventus così scoppiettante, anche se c'è il Verona, però comunque ha battuto il Napoli e le varie altre squadre, vedere la Roma pare adesso un po' difficile. Ovviamente nulla è perso, sono soltanto 5 punti, però non vedo come la Juve possa perderli, dove magari possa perderli. È proprio il terremoto che hai citato tu di destro, che diciamo ha messo più in risalto i suoi gol che le prestazioni della Roma, credo che segnano una rottura definitiva tra il club e il giocatore. Sì, diciamo che comunque la Roma serve, cioè serve e si vede evidentemente che gli serve qualcuno che butti dentro la palla, cioè che segni, che un centravanti che faccia almeno 10-15 gol. È
un pochino diverso, però comunque la del Barcellona sicuramente ha più risorse della Roma. Il contesto, come dici tu, e il modulo è praticamente quasi uguale. Però non so, c'è molta delusione nell'ambiente Roma, nelle radio, nei tifosi, sul web. Diciamo che quell'entusiasmo che c'era prima della partita del Bayern contro il Bayern, che poi ha riportato un po' così sul pianeta Terra la Roma, sembra che ha devastato completamente l'animo dei tifosi, della squadra, che pecca anche un pochino di poca concentrazione in alcuni momenti e anche in alcune frangenti della partita dove magari bisogna gestire o comunque attaccare o sviluppare un gioco più fluido. Sì, sicuramente per non chiudere già la questione scudetto, domenica la Roma avrà poi la Fiorentina, andrà a Firenze, mentre la Juve avrà il Chievo, e una partita che lì la Roma non può sbagliare perché la Juve, ovviamente nel calcio non si può dire, però ha praticamente già 3 punti in tasca. Sì, per chiudere il cerchio della discussione scudetto, ovviamente in cui c'entrano soltanto Juve e Roma, passando proprio alla sponda bianconera, quindi Juventina, la Juventus che ha fatto 6 gol in Coppa Italia non al Napoli, ma al Verona, e 4 gol al Verona. Poi veniva anche dalla partita vinta sempre in campionato 3-1 col Napoli, quindi degli ottimi risultati, un ottimo calcio. E diciamo che se si sbagliavano tanti gol nei pareggi poi arrivati tra Inter, Samp e Fiorentina, dove sono finite le partite per 1-0-0 con la Fiorentina, 1-1 con Sampdoria e Inter, diciamo che adesso la media gol è aumentata. E la concretezza anche. Sì. Sicuramente.